Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo completato, per meglio dire abbiamo vinto il torneo organizzato dalla scuola della scorsa città, di cui ho già rimosso il nome fra parentesi. E oggi ragazzi siamo qua alle Ancient Ruin con il nostro bellissimo hashtag Scavalier Volante, che come potete vedere c'ha un po' di distrofie muscolari al cervello. Il cervello non è un muscolo, almeno credo, no, è nervoso, sistema nervoso, non è un muscolo. Comunque non è di questo che voglio parlare, ma ragazzi, oggi andremo all'interno di queste rovine dove abbiamo visto entrare alcuni cultisti. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un bellissimo mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno per sostenere questa serie che, come al solito ragazzi, mi sta appassionando moltissimo e spero che in questi giorni, soprattutto di vacanze di Ferragosto, stia comunque appassionando anche voi. Detto ciò, entriamo. Ovviamente l'ho allenato fino al livello 20 e raga è forte, è un buon Pokémon. Cheat, occhio. Allora, una cosa: noi abbiamo 15 Pokéball e 2 Duskball, quindi se c'è da fare una cattura qua dentro, cosa che penso, cioè credo almeno. Allora, fatemi entrare qui. Ok, allora, è tutta una zona da visitare storta. Silver Wind nel frattempo, che dovrebbe essere vento argenteo, che il nostro Scavalier volendo potrebbe imparare se non fosse... cioè, nel senso, gliela insegnerei volentieri se non fosse che è speciale. Lui è un attaccante fisico, raga. C'ha pure un'ottima natura sto... e la madonna! Ok, non ci sono, ok, interessante sta cosa, cioè non ci sono tutte le animazioni degli strumenti, alcuni fanno un po' più schifo di altri, tipo il carbone, che cazzo ti metti a fare l'animazione del carbone, voglio dire. Comunque, io sinceramente non so quello che devo fare, esploro le grotte a caso, immagino andare dritto, però prendere degli strumenti qua potrebbe tornarci utile, come non detto, e c'è uno spiazzo d'erba dove, signori miei, possiamo provare a fare la cattura. Oggi, ragazzi, c'è un grande ritorno per le catture, e voi sapete di cosa sto parlando. Attenzione, Lumineon! Come l'avevo chiamato io? Dori, è pure femmina, sì, ti voglio nel mio team, ti prego. Water Gun, no, stai fermo, non mi far male. Aia, ok, perfetto. Ok, fai già un po' schifo. Ok, raga, sta mossa qua è fortissima, cioè non ho parole, è una belva sta mossa, allucinante. Posso addirittura utilizzare la Duskball, ma ragazzi, gli occhiali della verità. Gli occhiali della verità sono tornati, io mi fido di loro. Vai, occhiali miei, fate il vostro dovere, influite forza. 1, 2, 3, signori! Vabbè, vaffanculo, occhiali maledetti, raga, devo pure cambiarli. Devo cambiarli e torneranno quelli vecchi che mettevo tipo 2 anni fa. Occhiali della verità. Per piacere, evitiamo certe figure al confine del ridicolo. Vediamo di catturare Lumineon. Oh! Li trovate in descrizione. Volete degli occhiali della verità? Comprateli nel link in descrizione. It lives on the deep sea floor. It attracts prey by flashing the patterns of its four-tailed fins. Dori. Non so perché vi ho letto la descrizione in inglese. Dori va nel box, ragazzi. Cioè, io non vorrei dire... Io adesso... si è buggato, ok. Io adesso sto parlando, ragazzi. Non dovrei parlare, ma... siamo al sesto episodio. E ci sono delle note musicali. Ok, tutto bellissimo. Dicevo, siamo al sesto episodio. Chi siete voi? Che domanda, saranno i cultisti? E ragazzi, siamo al sesto episodio, forse ce la famo. E non abbiamo ancora perso un Pokémon. Si può fare! Se ci credete lasciate un mi piace, signori, perché potremmo veramente essere a ridosso di un'impresa epocale. Ok, qua non c'entriamo, raga, che c'è l'erba, vabbè che siamo un po' drogati, però non fino a certi livelli. Non come altri youtuber. Ok, madonna, la gangbang su Riolu, dio bono, che è Sasha Riolu. Wow, ti abbiamo circondato, Riolu. Non c'è nessun luogo in cui tu possa fuggire. Smettila di correre, Riolu. Sei nostro adesso. Perché vogliono catturare un Riolu, raga? Ma perché? Perché? Che cosa stai facendo? Oh, attenzione, arriva Nora. Adesso li apriamo in due. Non capite che lo state spaventando?
E chi se ne frega? Would they were standing... Ah no, no, ho detto una cazzata. Chi osa stare sulla strada dell'abisso, del culto dell'abisso? Ah, e ditelo che siete i cultisti dell'abisso, vaffanculo. Sembrate Ron Weasley, Dio buono. While the two of deal with the... Ok, perfetto. Ah, ok, allora lei stupra Riolu, loro stuprano noi, io almeno ci provo. Sono compenetrato con Excavalier, signori miei, questo Pokémon è leggenda. Questo Pokémon è leggenda. Hanno cambiato il colore dei capelli. Così, raga, se anche voi cambiate il colore dei capelli da un momento all'altro, non lo so, fatemelo sapere qui in un commento, così ne possiamo discutere pacificamente. Penso sia una malattia ora, non sono sicuro. Sono sicuro però che se vado avanti così, Armin fa una brutta fine, quindi ora... Allora, lui dovrebbe essere fisico, però non ho Pokémon fisici, a parte Armin. Cioè, oddio, avrei dei Pokémon fisici, però non hanno effetto contro il tipo spettro. Quindi nulla, teniamo Armin, sperando che non schiatti. Disable, madonna, se c'hai la madre puttana. No, vaffanculo, a sto punto devo switchare, finisce male altrimenti. Mandiamo Serena, raga, di cui mi fido ciecamente. E chissà perché mi fido ciecamente di Serena, non so, davanti a con tanta bellezza. La mano fugge lesta, come direbbero i romantici, no? E quindi vi fido ciecamente di lei, perché a furia di fare certe cose ho perso, diciamo, questo dono innato che il Signor Gesù ci ha donato, sia la vista. Sono agnostico, fra parentesi, no? Che poi mi arrivano i dislike, che sono 10 video che bestemmio, mi arrivano i dislike di quelli che dicono che credo in Dio. Ma non esiste Dio! Non cominciamo discussioni sulla religione, l'unico Dio è merda, lo sappiamo. E anche in questo caso, se siete nuovi, cioè, lasciate dislike, non so spiegarvelo. Withdraw, bravo, ritirati, però ritirati, cioè proprio vai via perché sei morto. Creepy ha sconfitto il cultista dell'abisso. Tra l'altro, ragazzi, per l'appunto abbiamo un Pokémon nel box, quindi dovessimo perdere qualcuno, cioè, scialla, voglio dire. Perché ho sempre bisogno di ripulire quello che fate, i vostri errori? Ci metterò solo un attimo per il momento. I'm after this Pokémon. Come si traduce in italiano? I'm after this Pokémon. Sono impegnato con questo Pokémon. Crrr, famoso verso di Riolu, raga. Crrr. Attenzione, lo sdoppiamento, Naruto, no, è arrivato Lucario. Oh, che dolce, ma tua madre non riuscirà assolutamente a prenderti. Ora, forza reclute, avete sentito le voci che circolano su questo Lucario? Sapete perché siamo qui, dobbiamo catturarlo velocemente prima che... Attenzione, la mega evoluzione, è proprio lei! Oh no, crrr, raga, crrr, tutti hashtag crrr nei commenti perché, raga, questo Riolu, cioè... Attenzione, questo Lucario c'è proprio un verso bellissimo. È impossibile, non può essere davvero successo, non sarebbe dovuto succedere. Forza, usciamo da qui veloci, non possiamo reggere, non possiamo affrontare un mega Lucario. Ok, però Lucario non mi toccare, non ti ho fatto niente io. Lucario, attenzione, salto in alto di Lucario, proprio la capacità. Sono venuta qui perché sapevo di queste rovine e pensavo che fosse interessante esplorarle. Sono felice. Cioè, tu vivi in questa città da 10 anni e hai sentito che ci sono delle rovine praticamente sul cazzo del sindaco? Davvero? Meno male! Che intuizione! Il cervello l'hai lasciato sul comodino. Tipo Dragolot, perché è comodino. Bella a tutti ragazzi, sono Excavalier, sono il culo di Excavalier, benvenuti in questo nuovo video. Cioè. Voglio andare in quella grotta, ti prego. Fammi saltare, non mi fanno saltare. Allora, fatemi esplorare queste due cavernicole, che non è esattamente il termine che cercavo, ma questi sono altri discorsi. E nulla, raga, avremo un Excavalier un po' storto. Adesso lo cambiamo, tra l'altro, mettiamo un altro Pokémon davanti che... Spell tag! Ok, raga, questi qua sono i tag di YouTube che metterò, ci sono scritti, dopo li leggiamo. Oggi sono in forma, sto sparando decisamente più stronzate del solito. Siamo a 8 minuti, quindi possiamo proseguire e probabilmente arrivare a Sun Touched City, la città toccata dal sole. Datemi un calmante qualcosa della droga. Tra l'altro noto che il velocizzatore un pochino lagga per colpa della registrazione, quindi magari fuori parte cercherò di migliorarlo, cioè più che altro non di migliorarlo, ma di diminuire la velocità in modo tale che... Un'altra caverna! Ma quante sono, raga? Ci sono più caverne in queste regioni che a Matera. Vanillux, ok, Queen, tu sai ovviamente... ritorno, vediamo quanto fa. Cosa succede? Ah, prone baraonda, ok, perfetto, stavo già...
No, scusate, ma sto Pokémon ha qualche abilità particolare, fatemi capire. Quanti punti esperienza mi hai dato? Ok, per Jellicent. No, però scusami, io voglio, sinceramente, Summary. Dimmi che ha un'abilità Likes to fight. No, non c'entra un cazzo. No! Cioè, non vuol dire nulla! A parte che è una natura di... Beh, no, dai, potrei... Cioè, di peggio, però... Cioè, raga, io... Boh... Non ha neanche un'abilità... È allucinante! È allucinante! Qualcuno mi trovi una spiegazione logica a tutto ciò! Vi prego! Cioè, non l'ho mai visto una roba del genere! C'è un team allucinante! No, Cursed Body, tua sorella... dimmi... Ho letto Turtwig, vero? Perché ho skippato un po' velocemente. Sì, ok, Turtwig, perfetto, non ci credo neanch'io. Ember giù, perfetto. Tra l'altro alcuni si sono lamentati, se non sbaglio. Vabbè, ma tanto l'avevo preso. Però ho visto dei commenti che mi hanno detto che era meglio Turtwig di Starmie qualche episodio fa. In realtà avrei scelto Starmie semplicemente perché Turtwig per l'appunto mi preoccupava, raga. Sarebbe stato veramente difficile allenarlo e mi sarebbe quasi sicuramente morto in allenamento. Io vi amo, creatori, grazie. Dicevo, sarebbe quasi sicuramente morto in allenamento. Quindi la mia scelta era semplicemente dettata dalla paura. Caverna Ciano, perfetto. Ok, però prima vorrei fare la cattura. Anzi, prima smorziamo un po' il vostro, la vostra gioia. Mettiamo un po' di hype. Madonna, se sei figa. Nina, ok, per... Con i leggendari Bulldoz, attenzione, vera, proprio madonna, le mosse quelle belle. Ok, vediamo quanti punti di esperienza mi molli fra... Minchia! Ma sono aumentati così di botto, raga, prima non erano così. Malamar! Cioè, amor che nulla amato, Malamar perdona. Dante Alighieri, non mi ricordo quale canto della Divina Commedia, però insomma, quelli. Cosa efficace contro di te? Il coleottero. Oh, Armin, buongiorno. Come stai? Benvenuto al combattimento. Finché, porco due, io sbaglio le mosse da fare. Ah sì, tra l'altro hai imparato testata. Che mossa è testata? Raga, sta andando troppo bene sta serie. Arriverà un momento in cui lo prendo in culo a sangue. Dicevo, hai imparato headbutt, non testata, che non penso neanche esista come mossa. Raga, che bella cosa. Che bella cosa sta serie, mi sta piacendo troppo. Sarà che sta andando troppo bene, raga. Questo mira... Potremmo fare il mira... A parte che non abbiamo ancora vinto... Non abbiamo ancora trovato una palestra. Dovrebbe essere a Sun Touch the City. Ah, ma niente selvatici, ma seriamente? Manco a dirlo. Attenzione. Leggendario. Leggendarissimo. Leggendarissimo. Ok, raga, cioè, nel senso, io lo catturo, però anche lui è un Pokémon molto, molto scarso. Finché non si evolve in Bastiodont, e non si evolve presto in Bastiodont. Tra l'altro mi stai facendo pure salire il crimine, Taunt. Troia, tua mamma. Mo? Allora, vediamo un po'. Metal Sound, che sarebbe Ferro Strido. Che ho scoperto tipo l'altro ieri che si dice Ferro Strido, perché io ero straconvinto si dicesse Ferro Stridio, invece Ferro Strido. Allora, proviamo ad andare serena. Perché se adesso mi fa una mossa su... Io volevo... Volevo indebolirti. Però adesso non posso più. Allora, proviamo a prenderlo, raga. Questo qua non so neanche come chiamarlo. Però ci penseremo una volta catturato. Taunt, cioè la zia, praticamente. Entra in sta Pokéball, per piacere. No, il punto è che se adesso veramente gli faccio una mossa, anche Twister. Che non è Twister, sì, è Twister, vero? Twister. Ah, cazzo, gliel'ho pure tolto, perfetto. Ottimo così. Sì, dovrei averlo già detto che mi ero confuso con Incantevole e Incantavoce. Che Incantevole era l'abilità di Jigglypuff. Quindi chiedo veni al pubblico. Sì, ok, ma adesso se tipo lo sfioro con un'antenna lo ammazzo. Sì, raga, ma io tra un attimo lo ammazzo. Cioè, non mi interessa neanche come Pokémon. Sto sprecando la vita. Allora, gliene lancio altre due e poi lo secco sul posto. Sì, però, tipo, mi stai anche facendo... No, mi sta facendo veramente far girare... Mi sta facendo girare i coglioni in senso antiorario. Allora, proviamo a mandare lui e facciamo un headbutt. Mandiamo lui e facciamo un headbutt. Ok, perfetto, così ci siamo. Oh, che bella questa vita. Ole, fermi, fermi tutti. Flincia, non l'avrei mai detto, ti giuro. Pokéball, dai, entraci. Non so proprio come chiamarlo. Dio buono. È pure femmina, raga, che due coglioni, cioè, veramente. Entraci. Questa è l'ultima, poi lo secco, raga, basta. Cioè, ho sprecato metà delle mie Pokéball. Più di metà delle mie Pokéball, ma magari... Ma vai a fanculo. Tua madre, tua sorella, i tuoi gatti, i tuoi cani, schiatta subito.
te ne tiro una, guarda, per pietà te ne tiro un'altra. Se vuoi accettare la guida di un grande allenatore, tua madre infarcita di orzo, e allora muori. Via, a casa, sì, ciao, è stato un piacere. Come perdere una cattura, parte 1, tutorial by Creepy Stories. Ok, raga, obiettivamente non ne valeva la pena, era pure una merce, non l'avrei mai usato. Avrei giocato probabilmente con 5 Pokémon piuttosto che allenare quel tumorello. Quindi, raga, sento in cuor mio di aver fatto la scelta giusta. Minchia, se mi capitava questo. Minchia, se mi capitava. Se mi fosse capitato questo. A parte, lasciate perdere il congiuntivo. Se mi fosse capitato quel Pokémon, raga, io probabilmente. Non lo so. Attenzione, i maggiordomi proprio vestiti bene. Con i cappelli. Jimmy, attenzione, Jimmy Page, è lui. Incredibile, gran chitarrista. Muori, a casa. Ok, Doduo è andato, via. Darumaka, attenzione, il Pokémon che mangia la sua merda. Cioè, praticamente. Vabbè, non lo dico perché altrimenti poi mi tocca bippare. Sindaquil, vai! Muori, perfetto, raga. Maggiordomo migliore di sempre, veramente. Credo con un bastone verde, la cosa più antiestetica di sto universo. Suppongo ci sia scala roccia in questo gioco. Questa è una roccia che si può buttare giù. Looks breakable, sì, ma io non ho. Madonna, quanto è lunga questa caverna. Quasi quanto il cazzo del Rocket, Dio buono. E no, nulla, dicevo che io non ho ancora MN, quindi non posso nemmeno spaccare rocce. Hiker Carlos manda Froakie. Io qua alzo le mani e applaudo. Mi alzo in piedi. Perché io una cosa del genere non l'ho mai vista. Froakie tipo volante, raga. Abilità levitazione, non volevo dirvelo. Cioè, mi ha dato. Attenzione! Su questo c'è la collezione degli starter. Vediamo se anche questo è volante a sto punto. Attenzione! Vediamo un po'. Incredibile, questo qua tocca addirittura terra, raga. Le scoperte che si fanno. Raddrizziamo il microfono e lanciamo questo evidenziatore. Ok, perfetto. Ero un po' in mezzo alle balle, scusatemi. Olè, perfetto. Dai, dimmi che è finita sta grotta. Milotic, devi un attimo. Grazie, amore. Ok, quanti sono? Quanti? Io devo finirlo, sto video prima o poi, lo sapete, vero, cari miei elegantoni maledetti? E poi io mi sento in colpa se salto gli allenatori, perché poi, ragazzi, perdo. Non ce n'è, perdo se salto gli allenatori. È un dato di fatto. Rocket 25 lo fece, sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi, vediamo di non far cavolate. Arcan, questo qua c'ha i fossili, raga. La randomizzazione di sto gioco è leggenda proprio. Quello di prima c'era solo gli starter. Questo c'è solo fossili. Adesso se manda un altro fossile dopo questo, veramente io chiudo la serie. Qua lo dico e qua lo faccio. Chiudo la serie se mando un altro fossile. Ancient Power, ma vai a fanculo, va. Tu e la tua antichità. Love Disc, non è un fossile, però diciamo che anche questo Pokémon si muove poco. Cioè, più che altro c'è un po'. È un po' tetraplegico. Però vabbè. Muori. Ok, ragazzi, vi giuro che si mi manda giù un Love Disc. Ma è una mia impressione o mi stanno drogando di punti esperienza, raga? Cioè, me ne è andati un quintale. A parte che stavo per. No, non ho più repellenti. Dio, non ho più repellenti. Dio, non ho più repellenti. Dio, perché mi hai abbandonato? Attenzione, un Vespico in normale, incredibile, fuga. Perfetto. Tagliati la barba, figliolo. Guarda, sono solo starter. Io chi ho trovato? Chi ho trovato? Sheldon. Sheldon, il fossile dei morti. Il fossile dei morti ho trovato io. Frustration, minchia, critta pure. Guarda. Ami i tuoi Pokémon, caro mio allenatore, veramente. Un Fezzant, ok, perfetto. Madonna, raga, stavo per perdere il primo Pokémon e non me ne sono neanche accorto. Ok, la cosa sta diventando obiettivamente un po' un problema. Dimmi che non ho fatto smoke screen. Vabbè, dai, potrebbe essere utile. Ovviamente lui colpisce con smoke screen. Chiaramente, raga, io che me lo chiedo anche. Livello 22. Cos'è che vuole imparare? Flame Burst? Cos'è? Ah, Pirolancio? Pirolancio, sì. E nulla, al posto di Ember, raga, tanto a sto punto. Ok, perfetto. Allora, fermi, fatemi curare i Pokémon che non mi va sta cosa, che ci stanno facendo assai male. Potion, ok, perfetto. Tra l'altro, prima ho visto che c'era un. Come si chiamano in gergo? Un bivio, ecco. Un bivio, sì, un bivio. E quindi nulla, poi dopo andrò magari a vederlo un po' meglio. Se questa poi è la strada. Ah, ok, non è un bivio, è un'inculata. Mi piace sta cosa. Sì, però. Cioè, io dove vado? Oh, il Pokémon preferito del Rocket, raga. Un'altra reference.
Sì, ma raga, io, cioè... Ah, puttane tutti, tutti puttane su... Bello! Questo, ad esempio, sarebbe stato un gran Pokémon, raga. Tra l'altro, non vorrei dire, ma nel nostro team c'è anche una bella varietà di cioè, normale, psico, fuoco. Cioè, abbiamo ogni Pokémon diverso, raga. Abbiamo un team della Madonna. Cioè, no, della Madonna, no. Abbiamo un buon team, però, cavolo. Sì, ma non serve un cazzo sto posto, cioè. Allora, fermi. Ah, è giù di lì. Sì, l'ho preso proprio in that posto. Di qua non c'è nulla, ok, perfetto. A quanto siamo? Siamo quasi a 20 minuti? No, 20 minuti con intro della campanella, raga, che dovete premere, ovviamente. E... sua madre. Di... Meloetta. Meloetta. Dicevo, saremo a più di 20 minuti ormai. Siamo usciti. Sound Touched City. Che bella musichetta. Ok, perfetto. Ora, sì, questa città qua me la ricordo, raga. Allora, prima di concludere, la città ovviamente come al solito la visito fuori parte, così poi vi faccio vedere quello che c'è da vedere di interessante, vi faccio sapere quello che scopro. Questa città è figa, perché si può fare questo. Come si faceva? Non mi ricordo, cioè c'era un modo figo, tipo... Ah, sì, qua dovevo andare. Guardate che figata. Mi fa volare, mi fa volare. Quando Rocket perde Rubino Omega e poi cerca di scappare. Chiudo il canale. Chiudo il canale. Che poeta. Allora, parliamo con questo, a caso. Orin is a very tricky gym leader to face. Porca di quella puttana, che bella la vita. Comunque, ragazzi, nel prossimo episodio affronteremo molto probabilmente la palestra. Io off camera andrò a vedere che cosa c'è in questa città di utile, di interessante. E poi vi farò sapere se c'è qualche strumento, lo raccogliamo nel video. Se c'è qualche notizia, me le segno e ve le faccio sapere. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Commentate rispondendo alla domanda del giorno e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.